L'obiettivo è davvero di quelli importanti, portare a casa, all'ombra dell'Olivo, per la prima volta, la Coppa Puglia, il prestigioso trofeo regionale, che poi dà diritto a disputare persino le fasi nazionali. E la Polisportiva Bitonto, qualificatasi in rimonta e grazie al robo anche successo contro il Canosa di 2 settimane fa, ha tutte le carte in regola per fare la voce rossa, sia per la fame di vittorie inculcata dal presidente Silvano Intini, sia per il roster di assolute fuoriclasse che sta dominando ben battuto il campionato di Serie C, sia perché vincere tutto in questa stagione è la mission dichiarata. Lo sa bene il mio mister Danilo Danisi, all'esordio sulla panchina delle Loncelle, 9 mesi dopo aver lasciato quella maschile. La manifestazione di per sé è tanto importante, la rassegna di Coppa Regionale è sempre un palcoscenico importante. Ci arriviamo sempre al meglio, stiamo lavorando, le ragazze rispondono bene, speriamo insomma di essere come da diktat dell'alta dirigenza, sempre protagonisti. E per vincere saranno necessari i gol di tutti, soprattutto quelli del bomber Carmela Anacleto, trascinatrice delle compagne proprio nella Coppa Regionale. Siamo molto concentrate, entusiaste di fare questi 2 giorni, speriamo 2 giorni, belli, pieni, che ci diano tanta gioia. Ma serviranno anche le parate delle 2 saracinesche in porta, allenate da un veterano come Antonio Liso. Cercare di...